Per preparare circa 60 gustosi biscotti di pan di zenzero da decorare in famiglia, inizia setacciando su un piano di lavoro 500 g di farina 00. E 80 g di zucchero a velo. Poi grattugia una scorza di limone biologico e aggiungi un pizzico di sale e 250 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente. Inizia a ridurre il burro a scaglie usando il coltello e facendo in modo che le polveri rivestano i pezzettini di burro. Alla fine di questa fase dovrai ottenere un composto granuloso. Quindi crea una fontana e aggiungi mezzo cucchiaino di zenzero in polvere, mezzo cucchiaino di cannella, un pizzico di noce moscata, mezzo cucchiaino di chiodi di garofano un uovo medio e 80 g di miele o di melassa mescola brevemente con la spatola e quindi inizia ad impastare fino ad ottenere un impasto omogeneo ma non troppo lavorato. A questo punto rivesti con pellicola trasparente e lascia riposare l'impasto in frigorifero per circa 30 minuti. Dopo il periodo di riposo stendi l'impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato, fino ad ottenere un disco di circa 3 mm di spessore. Quindi usando degli stampini ad espulsione, ricava i biscotti natalizi e disponili su due placche da forno rivestite con carta da forno sul fondo. Prima di infornare, porta le placche da forno in frigorifero per altri 30 minuti. Quindi procedi alla cottura in forno statico preriscaldato a 180 gradi centigradi per circa 15 minuti. Mentre i biscotti si raffreddano, procedi alla preparazione della ghiaccia reale. Setaccia 250 g di zucchero a velo . Poi versa nell'impastatrice 35 g di albume fresco o pastorizzato, lo zucchero a velo e un cucchiaino di succo di limone. Lavora gli ingredienti a medio-bassa velocità per 10 minuti. In questo ci aiuta l'interessante funzione timer dell'impastatrice planetaria Ausworth HM740. L'impastatrice economica che ci ha piacevolmente impressionato.
Infatti basta selezionare il tempo di utilizzo previsto e scegliere la velocità di lavorazione perché l'impastatrice inizia a lavorare in tutta autonomia fino a fermarsi da sola allo scadere del tempo prestabilito. In questo modo siamo liberi di fare altro. Oltre a questo, l'altezza ben calibrata delle fruste non ci costringe a fare ripetute pause per raccogliere con la spatola residui di ingredienti depositati sul fondo della ciotola, come spesso avviene con altre impastatrici economiche. Insomma, questa impastatrice a 8 velocità da 1000 W di potenza è un ottimo accessorio, senza troppe pretese, dotato di frusta a filo, a foglia e gancio per impastare, che ha come punto di forza la leggerezza, la stabilità e alcune funzioni interessanti, oltre alla possibilità di essere abbinata ad accessori opzionali come il frullatore, il tritacarne e la sfogliatrice per la pasta fresca. Terminati 10 minuti, l'impastatrice ci avvisa con un segnale acustico. Portiamo la ghiaccia in un cornetto di carta o in una sacca poche, con beccuccio numero 1 se vogliamo decorazioni più precise. Quindi decora i biscotti di pan di zenzero ricalcando i contorni già segnati dal kit di stampini. Per maggiori informazioni sull'impastatrice Auswirth o sul kit di stampini, trovi il link in descrizione. Un'altra possibilità è usare la monpariglia per dare un tocco di colore alle decorazioni. Puoi anche decorare con ghiaccia colorata usando del colorante gel concentrato. Aggiungi dell'acqua per ottenere una ghiaccia più fluida e quindi creare dei biscotti ancora più carini. Guarda il video correlato e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video.